Ci troviamo in via dei Cavalleggeri numero 5 all'interno di una sede aziendale dell'AMA, dove da questa sede aziendale il nostro caro amico Giuseppe Ianni, che purtroppo quest'anno ci ha lasciato, ideatore e costruttore di questo presepe, ha creato il presepe dei Netturbini, dove tutt'oggi ci troviamo, eccoci qua. Giuseppe era una persona molto cattolica e è venuta l'idea di fare questo presepe perché nel 1972 all'AMA, che prima era comune di Roma, i Netturbini lavoravano anche di domenica e non potevano andare a visitare i presepi, e Giuseppe ha avuto questa idea: cioè, perché non facciamo un presepe all'interno della nostra azienda? Ha chiesto il permesso all'azienda e hanno dato il benestare per fare questo presepe, e da lì è nata questa idea. Poi lui, con la sua voglia di fare, ha detto: io in questo mio presepe porterò anche il Papa. E tutti quanti, ma in effetti non c'è riuscito a portare il Papa, ne ha portati tre, quindi più di questo non si può. Nel 1974 per la prima volta è stato visitato da Paolo VI, poi successivamente da Giovanni Paolo II per 24 volte, e dopo è venuto Benedetto XVI per una volta. E tutti quanti i sindaci di Roma, e anche Madre Teresa, Madre Nirmala, e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sono venuti a visitare questo presepe. Il sindaco di Roma Gualtieri è venuto e ha fatto l'inaugurazione di questo presepe, ma non solo del presepe, l'inaugurazione di questo salone dove è stato intitolato a Giuseppe Ianni. E questa per noi è una gran bella cosa, perché Giuseppe speriamo che da lassù vede tutto questo che stiamo facendo. Io mi occupo adesso un po' di questo presepe, ma portarlo avanti come lo portava avanti lui, non solo io, ma nemmeno 10 persone lo portano avanti come lo portava avanti lui, perché per lui questo non era, questa era vita per lui. Lui la mattina alle 7 prendeva l'autobus da casa e veniva qua, alle 8 lui era già sempre qua, e pensi che lui ha scritto un libro. Siccome che io passavo la mattina presto qua, il mio gesto era di dare un bacio al bambinello all'interno della grotta, e lui sul libro ha scritto: ci ho visto che è passato Foglietta, perché il bambino era spostato, perché io, dando un bacio al bambinello, forse lo spostavo appena appena, e lui si accorgeva che ero passato io. Quindi per lui ogni personaggio dava un nome: chi è che ha spostato quel personaggio oppure quell'altro? Questo era Giuseppe, era proprio l'amore che aveva di questo presepe. Il materiale che è stato usato in questo presepe è calce e tufo romano. Quindi Giuseppe faceva questo perché da giovane praticamente ha fatto anche un po' il muratore. Quindi da quell'idea ha fatto questo presepe. Nel 1972 c'era solamente un angolo laggiù, e dopo Giuseppe piano piano, con gli anni, perché quest'anno il presepe fa 50 anni, è venuto avanti, dove oggi il presepe sono 40 metri quadri. Allora, la parte più antica è quell'angolo laggiù, quello è l'angolo proprio più antico del presepe. Poi piano piano Giuseppe è venuto avanti così, e piano piano è uscito fuori, dove
ha portato avanti la Natività. Che questa Natività ha una cosa molto, vedete questo cancello piccolino? Questa è una cosa molto bella, perché i frammenti di questo praticamente sono stati fatti con un pezzo di ulivo portato da padre Ibrahim da Betlehem. Quindi Giuseppe l'ha portato dal falegname, l'ha fatto sfilare piano piano e ha creato la porticina della Natività. Poi là sopra c'è una pietra portata da Rocca Porena, dove si inginocchiava Santa Rita da Cascia a pregare. Se voi guardate bene all'interno, ci sono delle venature dove si vede la Madonna col bambino in braccio. Poi invece questa scala, questa scalinata qua, è stata fatta con un pezzo di pietra portata da Creccio, con tutti i frammenti è stata creata questa scalinata qua. Poi qua ci sono dei magazzini dove c'era il sale, perché il sale allora era simbolo di amicizia. Come voi vedete qua, questi alberi sono veri. Ci sono le lenticchie, il famoso detto ti sei venduta per un piatto di lenticchie, Esaù. Vedete i cammelli, l'acqua che sgorga dalla roccia. Qua ci sono dei magazzini con dei mattoni, il grano, sono tutti simboli praticamente ricavati dalla Bibbia. E questi sono tutti sacchetti fatti dalle persone, questi sacchetti li faceva la sorella di Giuseppe. Come il pane, laggiù c'è il forno, vedete questo pane? Questo pane è vero. E questo pane non è che è stato fatto ieri, questo è stato fatto dal fornaio qua fuori. Sono circa 4 anni che c'è questo pane e non si è ammuffito. Vedete? Alla sinistra, entrando al presepe, c'è un acquedotto che è stato fatto con i frammenti raccolti dalla Basilica di San Pietro quando la stavano ristrutturando. E quando lui faceva queste cose, come su tutti i luoghi di lavoro, c'era anche lo sfottò. Ma ti crolla quello, non ha regge. E lui no, e invece faceva vedere col martello proprio che teneva questo acquedotto. Pensi che su quell'acquedotto, una sera ero qua con mia moglie, ha voluto far salire per forza mia moglie sopra l'acquedotto. Giovanni Paolo II, quando che arrivava, si appoggiava qua, con la mano così, guardava e diceva quest'anno hai fatto quello nuovo, perché si ricordava tutto. E poi a Giuseppe diceva, quante volte sei stato in Palestina? Lui ha detto, mai. Dice, allora verrai con me? Dice, no, perché io ho paura dell'aereo. E non c'è mai andato per questo motivo. Ma Giovanni Paolo II diceva che quando arrivava in Palestina, a Betlehem, e vedeva praticamente questo angolo proprio, così. Questo presepe per l'ama è un orgoglio, perché avere un presepe di questa portata e che va in tutto il mondo è veramente un orgoglio, e dobbiamo ringraziare l'ama che ci permette di portarlo avanti, perché non è facile portarlo avanti, perché come ho detto prima si trova in una sede aziendale, quindi con tutti i suoi problemi. Durante l'ora di pranzo stavo guardando il notiziario regionale, il TGR del Lazio, e ho sentito che facevano un servizio su questo presepe. Ne avevo sentito parlare già negli anni passati, però quest'anno ho deciso proprio di mettermi di punta e di venire. Ho visto che per la prima volta andava su appuntamento, quindi ho capito anche che c'era modo di vederlo con calma, perché magari non c'era troppo affollamento, e quindi mi sono deciso, ho prenotato ed oggi sono qui.
Per la popolazione del quartiere è un orgoglio, perché quando arrivava il Santo Padre, lei capisce, tutti sul balcone, viva il Papa, viva il Papa. Vedere il Santo Padre da vicino non è da tutti i giorni, e averlo proprio in casa, perché come lei ha visto, per entrare passa in un cortile, avere il Papa in casa penso che non è di tutti i giorni. Giuseppe praticamente nel presepe non ha mai voluto che si donassero dei soldi, e la prima volta che ha iniziato a costruire questo presepe, lì c'è un quadro, attaccato quel quadro, dove c'è scritto: pregate per la pace del mondo, non versate soldi. Poi, ancora di più, quando che è stato praticamente ristrutturato questo salone, perché prima questo era un garage dove venivano appoggiate dei carrettini, delle scope, di tutte queste cose che servono per pulire la città, ha scritto: insieme preghiamo per la pace nel mondo. Ma questo non è che l'ha scritto oggi. E vedendo quella scritta, dal momento in cui viviamo oggi, come voi sapete, come noi sappiamo tutti, quello che c'è alle porte del nostro paese, speriamo che da quella scritta si possa fare la pace nel mondo. Tutto qua. Per chi lo conosce è una tradizione, anche per me che non l'avevo visto, comunque ne ho sentito parlare abbondantemente negli anni passati, prima di venire. E quindi diciamo che porta avanti una tradizione che è proprio cittadina. Non so quante città abbiano un presepe da così tanti anni, così noto e così curato poi, perché basta venire qui, entrare un momento e si vede che è un presepe estremamente dettagliato, e quindi diventa anche un po' un orgoglio per noi cittadini di Roma averlo in un luogo poi vicino al Vaticano. Quindi tutte le persone che vengono a visitare questo presepe, Giuseppe dava il simbolo dei netturbini, che è questa piccola scopettina dove lui stesso le faceva durante l'estate, e poi quando che si inaugurava il presepe e si faceva una messa, venivano benedette e lui le distribuiva a tutte le persone che venivano a visitare il presepe. Per un cattolico ha un valore prima di tutto interno, e poi è il valore del Natale, perché per un cattolico avere un presepe in casa è un valore proprio il massimo. Questo presepe per me ha un valore molto, molto grande, perché quest'anno nel mio cuore c'è un angolo vuoto, e è quello di Giuseppe, e quando vengo qua cerco di riempirlo con questo presepe.